Di Brescia. Volevamo sapere da lei, insomma, come la vede sulla situazione economico-sociale del paese. La situazione, basta frequentare un po' il comitato per la cassa integrazione dell'INPS e ci si accorge, lo frequento l'ECO, ci si accorge che la situazione è tremendamente grave, molto più grave di quello che si può pensare, perché c'è il 12% di più, 12,1% di disoccupati, ma poi ci sono tutti i cassa integrati che non lavorano, quindi se sommiamo le due componenti andiamo molto oltre. Ci sono industrie anche eccellenti, io conosco il caso della Leuci di Lecco, che fabbrica delle lampade, la quale, nonostante sia in qualche modo una fabbrica di eccellenza, probabilmente chiuderà ed è in agitazione sindacale da parecchio tempo e la situazione non sta migliorando, anzi probabilmente può anche peggiorare. La riforma delle pensioni non ha migliorato assolutamente, perché i conti per le pensioni erano in ordine. Il ministro Fornero... Perché è stata fatta allora la riforma delle pensioni? Ma semplicemente per fare cassa. Per fare cassa. Io tra l'altro ho scritto alla Fornero come dirigente del ministero, mandandogli uno studio fatto dal professor... adesso mi sfugge il nome, comunque Ciccone, il professor Ciccone dell'Università di Roma, il quale aveva dimostrato nel settembre del 2011, quindi prima che la riforma fosse approvata e non c'era neanche il governo Monti, che un innalzamento dell'età pensionistica avrebbe determinato una disoccupazione giovanile ancora maggiore. Difatti quello che si è verificato. Per tutta una serie di ragioni. Per cui, ma lei non mi ha mai risposto, c'è la Fornero, io gliel'ho mandata con un commento garbato, sì. Nel senso che i gradini della riforma che aveva introdotto Prodi, sì, già stabilivano entro il 2015 un abbandono quasi totale della pensione di anzianità. Non c'era bisogno di fare una riforma così drastica, sì, così improvvisa, radicale, perché questo creerà dei problemi in futuro, anche perché i giovani non trovano lavoro a 20 anni, a 22, sì, lo trovano a 30, 32. Beh, ci sono anche quarantenni, cinquantenni disoccupati. Quindi in sostanza, siccome i conti erano in ordine, tra l'altro il ministro, e qui se qualcuno vuole andare a leggersi un bel articolo sull'EFSA di Stefano Fassina, sì, il quale aveva fatto un articolo interessante in cui praticamente enumerava tutte quelle che erano state gli inganni della Fornero, perché nella spesa pensionistica la Fornero aveva persino inserito il TFR, che è un salario differito e non fa parte della, sì, spesa pensionistica, e non solo, ma aveva inserito anche le imposte, che sono una partita di giro, sì, per cui voglio dire, stiamo parlando di una riforma che non è una riforma, ma è una manovra finanziaria per far cassa, che poi ha portato anche al problema degli esodati. Esatto. E io lo vedo sulla nostra pelle di operatori, perché gli esodati sono spesso e volentieri persone che non hanno né pensione né reddito. Qui hanno dovuto fare questi decreti, no? Il secondo interministeriale, il secondo di adesso, per salvarne altri 10.000. È una cosa veramente incredibile. Quindi è stato praticamente... L'hanno detto da tutte le parti che era una vergogna fare quella... L'hanno votato tutti. L'hanno compreso anche il Partito Democratico. Compreso il partito di Fassina, con molti mal di pancia, esatto, questo è vero. Io conosco personalmente quella, insomma, è più onorevole. Ma perché secondo lei uno non è in grado di votare secondo coscienza mentre deve votare secondo il partito, anche se una cosa comunque non considera che non sia normale? Perché? Secondo me c'è molta ipocrisia, c'è la paura di non essere candidati, poniamo. Ascolti, io stamattina al senatore Mucchietti, che è presidente della commissione per le attività produttive del Senato, ho proposto di fare una cosa inversa. Anziché dare la cassa integrazione ai dipendenti delle aziende,